Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale. Questa sera si affrontano due squadre, la squadra di casa, la Luca San Damiano, e la squadra ospite, la Pallacanestro Alto Sebino. Questa sfida è molto importante per la lotta a salvezza, visto che vede due squadre nella parte bassa della classifica. Per la squadra di casa, il quintetto base è formato dal numero 15 Muner, dal numero 14 Pindalpos, dal numero 18 Barbon, dal numero 10 Antelli e dal numero 9 Carlesso. La squadra ospite, il quintetto base, è formato dal numero 4 Centanni, dal numero 11 Pilotti, dal numero 19 Squeo, dal numero 12 Bergamin e dal numero 14 Belloni. L'arbitro si prepara ad alzare la palla 2. Primo possesso per la squadra ospite della Pallacanestro Alto Sebino. Centanni porta sul pallone, attacca subito Antelli e sbaglia rimbalzo per sempre il numero 4 Centanni, che tira dalla media distanza e segna. 2-0 subito per la squadra ospite, riparte Antelli, passaggio a Muner. In post basso per Carlesso, buon passaggio di Carlesso per Antelli, che non riesce a controllare, la butta fuori a Barbon, che segna la prima tripla di serata. 3-2 il risultato. Partiti forte tutte e due le squadre. Tanto Centanni subisce fallo da Muner, primo fallo personale, primo fallo di squadra. Rimessa laterale, si prepara Centanni. Passaggio Belloni. Belloni per Centanni, uno contro due Centanni, si arresta, tiro da tre, sbaglia, rimbalzo di Barbon, passaggio ad Antelli, subito in transizione per Pindalpos, Carlesso, Barbon, Picarol con Carlesso, palla ad Antelli, in post basso per Carlesso, fuori Muner, Pindalpos, la tripla di Pindalpos corta, rimbalzo del numero 14 Belloni, che parte subito veloce in attacco, attacca uno contro uno, deve rallentare, scivola per terra, la passa a Centanni, che cerca un passaggio lob in mezzo all'area a Squeo, che però commette infrazione di 3 secondi d'aria, e quindi palla persa per Alto Sebino e palla recuperata da Luca Sanve. Subito Antelli, che chiama un gioco, fin dal post per Barbon, che attacca subito verso il centro, passaggio a Carlesso, la media distanza, il tiro a canestro, 2 punti per Carlesso. 5-2 il punteggio, 8 minuti e 30 sul cronometro. Squeo subisce fallo da parte di Carlesso, aveva provato una mezza pressione alla Rucker Sanve, ma Carlesso arriva in ritardo e commette fallo, primo fallo personale, secondo di squadra per la Rucker Sanve. Rimessa per Alto Sebino. Squeo, consegnato a Centanni, chiama un gioco Centanni, pick and roll con Squeo, passaggio sotto a Squeo, uno contro uno di Squeo, il tiro sbaglia, va a rimbalzo di Pindalpos, vuole correre subito a Pindalpos, si arresta sulla linea da 3 punti, chiama un gioco, passaggio a Muner, consegnato a Pindalpos, blocco di Carlesso, pick and roll con Pindalpos, uno contro uno, passaggio fuori a Muner, il tiro da 2 di Muner, sbaglia, rimbalzo di Bergamin, passaggio subito per Centanni, che riesce a passarla ancora a Bergamin, il tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Barbon. Antelli controlla e rallenta il gioco. Pindalpos per Antelli, pick and roll con Muner, Antelli uno contro uno da solo, va su, 2 punti facili per Antelli, da solo sotto canestra, ha battuto il suo uomo e va a canestro. Pressione da Rucker Sanve, Belloni la passa e la passa a Centanni, il tiro da 2 di Centanni, canestro, 7-4 il punteggio a favore della squadra di casa. Antelli prepara l'azione d'attacco, Muner consegnato per Antelli, pick and roll di Antelli con Carlesso, uno contro uno Antelli, ancora arresto, sbaglia di tabella Antelli, corto, e infrazione di passi non fischiata dall'arbitro da parte Centanni, si va avanti, passaggio al numero 14
Belloni che si trova libero a 3 punti e segna la tripla del pareggio. Antelli per Barbon, in posto per Carlesso che si gira, il tiro di Carlesso sbaglia, allora Centanni subito in contropiede, pick and roll con Squeo, attacca Centanni, la passa a Pilotti e tripla di Pilotti per il più 3 della squadra ospite. Antelli per Carlesso, in dal post, fallo lontano dalla palla fischiato dall'arbitro, fallo commesso dal numero 12 Bergamin ai danni di Antelli, rimessa dal fondo per la Rucker Sanve. Antelli per Barbon, serie di blocchi per liberare pin dal post, che riceve palla, pick and roll con Muner, si arresta da 2 pin dal post, il tiro sbaglia, rimbalzo però di Carlesso che non riesce a controllare palla, la tocca, palla fuori, rimessa laterale, rimessa dal fondo per Alto Sebino. Belloni porta sul pallone, difesa fallosa da parte di Barbon, terzo fallo di squadra, primo personale per Cesare Barbon. Ancora rimessa per Alto Sebino, 24 secondi sul cronometro nuovi. Belloni alle mano, passaggio a Centanni, ancora per Belloni che è libero a 3 punti, prova la tripla, Belloni sbaglia, il rimbalzo di Squeo che sbaglia anche lui da sotto, rimbalzo ancora per la squadra di casa, questa volta Centanni riesce a controllarlo, la passa a Squeo che perde il pallone, allora contropiede per Antelli, si ferma, la passa a pin dal posto, uno contro uno di pin dal posto, fuori per Barbon, la tripla di Barbon, sbaglia ancora Barbon, rimbalzo di Centanni che va a correre in contropiede contro Muner, non riesce a correre insieme a lui Muner, 2 punti facili per Centanni, 12 a 7 il punteggio, 5 minuti alla fine del primo quarto di gioco. Muner per Carlesso, Barbon pin dal posto, pick and roll con Carlesso, si resta 2, corta, rimbalzo però sempre di pin dal posto, ancora corta il tiro, rimbalzo di Pilotti, palla per Belloni, fuori per la tripla di Bergamin, time out chiamato da coach Volpato, risultato di 7 a 15 a favore degli ospiti, 4 minuti e 50 sul cronometro alla fine del primo quarto di gioco. Rientrano in campo le due formazioni, nessun cambio per la Rucker Sanve e nessun cambio nemmeno per la pallacanestro d'Alto Sebino che ha fatto un break negli ultimi 3 minuti di gioco andando in vantaggio di 8 punti sulla Rucker Sanve dopo essere stata in svantaggio di 5 punti. Cesare Barboni in attacco alla Rucker Sanve, 1 contro 1 subito di Barbon, fuori per Muner, Carlesso per Cesare Barbon, attacca, la passa ad Antelli, fuori per Muner, la tripla di Muner, sbaglia ancora un tiro sbagliato per Luca Sanve, riparte Centanni, blocco subito, prova la tripla Centanni, sbaglia, rimbalzo di Muner che non controlla la palla, la prende Bergamin che si resta da 2 punti e segna, si prepara un cambio per la Luca Sanve, entrerà Masocco, vediamo al posto di chi intanto. Muner per pin dal post per Carlesso in post basso, 1 contro 1 di Carlesso, prova Carlesso il tiro, passi fischiati, passi a Carlesso che chiedeva un fallo in precedenza non visto dall'arbitro, palla persa dalla Rucker Sanve, rimessa per Alto Sebino, cambio, è entrato Masocco ed è uscito Barbon. Centanni libera Bergamin per Belloni, Belloni pick and roll con Squeo, Belloni 1 contro 1, passaggio sotto a Squeo che non vuole tirare, fa 2 pallici, libera il tiro al canestro, facile mezzo gancio di Belloni, di Squeo. Rucker Sanve con Carlesso, Masocco,
Pindal Posso ha cercato di attaccare l'avversario, subisce, fallo di Belloni, primo fallo personale. Secondo di squadra per Alto Sebino. Un altro cambio per la Lucchersanvi, esce Andrea Muner ed entra Lorenzo Varaschin. Pindal Posso per Rantelli. Varaschin ancora per Rantelli. Uno contro uno di Antelli, si deve arrestare, però riprova l'uno contro uno. E tocca la palla a Cent'anni, rimessa dal fondo, 4 secondi alla fine nel cronometro del 24. Cambio anche per Alto Sebino, esce Pilotti ed entra Esposito. Un altro cambio anche per la Lucchersanvi, entrerà Rossetto. Entrerà Rossetto e vediamo chi esce. Esce Pindal Posso, il capitano. Ah, un altro cambio anche per Alto Sebino, entra il numero 6 per Mon ed esce il numero 14 Belloni. Masocco subito appena entrato prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Cent'anni, contropiede, passaggio a Squeo che sbaglia il tiro da sotto, facile da Rantelli in contropiede, passaggio fuori a Rossetto che si trova libero a tre punti. Rossetto sbaglia, rimbalzo di Cent'anni. Dopo i primi due minuti di gioco a Lucchersanvi non è entrato nessun canestro, siamo ancora fermo a 7 punti, 19 per gli avversari. Prova a rubare palla Rossetto, non riesce, allora Esposito per Squeo sotto, fischiato fallo, fallo di Carlesso, secondo fallo personale e quarto di squadra, il prossimo fallo sarà in bonus. Ed ecco che entra il nuovo acquisto della Lucchersanvi. E Buscaino entra al posto di Carlesso che ha due falli. Mancano 2 minuti e 40 alla fine del primo quarto. Squeo subito prova il tiro, sbaglia ancora Squeo, rimbalzo, prova il rimbalzo Esposito, non riesce a controllare la palla recuperata da Lucchersanvi, rimessa dal fondo. Antelli per Rossetto. Rossetto sotto a Buscaino che subisce fallo prima da Squeo, primo fallo personale per Squeo, terzo di squadra per Alto Sebino. Antelli si prova la rimessa, blocco di Buscaino per Rossetto, riceve palla proprio Buscaino, allora consegnato ad Antelli per Varaschin, ancora per Antelli, Piccheroico con Buscaino, il tiro di Antelli, due punti, si risblocca Lucchersanvi. Dopo circa 6 minuti di digiuno dal primo quarto, più 10, meno 10 per la Lucchersanvi, scusate, palla recuperata da Antelli, più che recuperata Antelli, palla persa da Cent'anni che non riesce a controllarla nella linea di là del laterale e perde il pallone. Intanto Varaschin, passaggio sotto a Buscaino, uno contro uno di Buscaino, arretra il tiro, due punti in step back di Buscaino, subito che si presenta con questa giocata con due punti importanti, meno, no, meno 8 per Lucchersanvi. Esposito libero, non lo marca nessuno, prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Buscaino, passaggio ad Antelli. Uno contro uno di Antelli, prova palla Masocco, fuori per Buscaino, prova la tripla, Buscaino sbaglia, rimbalzo di Esposito. Cent'anni si prepara, Fazioli intanto ad entrare, probabilmente per Antelli. Ancora Cent'anni, blocco di Esposito per Cent'anni che quasi perde il pallone, alla fine la passa sotto a Squeo, perde il pallone in effetti la squadra di Alto Sebino che viene recuperata da Squeo che non riesce a tirare però entro la fine dei 24 secondi, quindi palla persa da Alto Sebino, da recuperata da Lucchersanvi dopo una buona pressione della squadra di casa. Allora entra Fazioli per Antelli come preannunciato ed entra anche Pindal Posso per Varaschin. Per Alto Sebino invece entra il numero 9 Coltro e il numero 16 Borghetti ed escono il numero 11 Pilotti e il numero 4
e Centanni. Tanto attacca subito in attacco Masocco, che subisce un fallo dal neo entrato Permon. Subito un altro cambio, Bergamin torna in campo, entra al posto di Squeo ed è entrato in bonus anche Alto Sebino, un minuto alla fine del primo quarto. 11-19 per la squadra ospite. Masocco per Fazioli, pin dal post, roll ricciolo di Masocco che prova il tiro difficile, sbaglia, rimbalzo di Permon che parte subito in contropiede, passaggio a Coltro, prova il passaggio sporcato da Fazioli, arriva lo stesso a Permon che sbaglia però il tiro da due punti, allora riparte Fazioli in contropiede, uno contro uno sotto canestro, tiro di Fazioli sbagliato, rimbalzo del numero 9 Coltro. 30 secondi alla fine del primo quarto, Coltro controlla la palla, passaggio a Permon per Esposito, ancora per Coltro, uno contro uno, Coltro per Esposito, la tripla di Esposito sbagliata, rimbalzo di Pindalpos, 15 secondi, ultima azione probabilmente del quarto. Fazioli, Coach Volpato chiama un tiro, passaggio per Rossetto consigliato a Fazioli, 5 secondi alla fine, pick and roll con Buscaino, Buscaino a 3 punti, sbaglia, peccato, finisce qui il primo tempo, primo quarto scusate, con il risultato di 19-11 per Alto Sebino. Buon primo quarto, una buona pressione da parte di entrambe le squadre. Nella prima parte la Lucas Hanver era riuscita ad andare in vantaggio, poi ha avuto un blackout. Alto Sebino aveva preso un buon break, ma la Lucas Hanver adesso è rientrata in partita a meno 8. E rientrano in squadra e in campo le due squadre per il secondo tempo, mancano più o meno 20 secondi all'inizio. E Alto Sebino entra in campo con il numero 20 Esposito, con il numero 16 Borghetti, con il numero 6 Permon, il numero 9 Coltro e il numero 12 Bergamin. Rucker Sanve con Pindalpos, Fazioli, Masocco, Rossetto e Buscaino. Possesso per la Rucker Sanve. Rossetto pronto la rimessa laterale. Passaggio a Fazioli, inizia il secondo quarto di gioco. Rossetto. Passaggio in posta per Buscaino, consegnato a Masocco. Uno contro uno di Masocco, non riesce a liberarsi. Passaggio a Buscaino, pin dal post. Masocco, uno contro uno scivola, passaggio a Buscaino. Buscaino prova la tripla ancora, corta, sbaglia, rimbalzo però di Masocco che tocca la linea laterale prima di saltare, quindi palla recuperata da Alto Sebino. Rimessa per Permon, passaggio a Coltro, attacca subito a Coltro per passare la linea di metà campo per Borghetti, fuori per Bergamin, ancora per Coltro, scusate, prova l'uno contro uno Coltro contro e Rossetto, si arresta per Esposito, la tripla di Esposito, tripla del numero 20 Esposito, primo canestro del secondo quarto a Fazioli per Masocco, pick and roll con Rossetto, Rossetto prova la tripla, finta la tripla, attacca e subisce fallo commesso da Borghetti, primo fallo personale per Borghetti, sarà rimessa laterale per Lucas Sanve. Fazioli per Rossetto, consegnato di nuovo per Fazioli. Buscaino un pick and roll, ancora Buscaino un pick and roll con Masocco, tiro di Buscaino all'indietro e segna allo scadere Buscaino buttandosi all'indietro, altri due punti per il neoacquisto della Lucas Sanve. 13-22, risultato meno 9 per la Lucas Sanve. Intanto attacca Permon, passaggio sotto ad Esposito che subisce prima del tiro il fallo commesso da Rossetto ed è il primo fallo anche per Rossetto. Rimessa dal fondo campo per Alto Sebino.
passaggio a Bergamin. Prova l'uno contro uno, si arresta il tiro a tre punti, lunghissimo, non tocca neanche il fallo, al rimbalzo di Masocco, uno contro uno di Masocco in contropiede, tiro di Masocco sbagliato, rimbalzo di Bergamin, anche lui in contropiede, subisce fallo da parte di Pindelpozzo che per fermare l'azione allarga il braccio ed è il primo fallo anche per Pindelpozzo, due falli di squadra. Sono passati poco meno di due minuti dall'inizio del quarto, entrerà Carlesso, esce Buscaino, applausi per lui, buoni primi minuti del neoacquista Rucker Sambe. Esce, c'è un cambio anche per l'Alto Sebino, esce il numero 12 Bergamin, entra ed entra il numero 11 Pilotti. Passaggio per Coltro, per Permon, per Pilotti, passaggio a Borghetti, prova a passare sotto l'Esposito, il tiro di Esposito lungo, rimbalzo di Carlesso. Fazioli con calma chiama un gioco, passaggio a Carlesso, consegnato a Pindelpozzo, fuori per Fazioli, uno contro di Fazioli, fuori per Carlesso, due punti, il tiro buoni, due punti anche per Carlesso, meno 7 per la Rucker Sambe in questo momento. Coltro per Permon, Permon la passa a Esposito che prova l'uno contro uno e subisce fallo, il terzo fallo di Andrea Carlesso appena entrato, vediamo cosa deciderà di fare Coach Volpato, se tenerlo in campo e rischiare oppure toglierlo per la seconda parte della gara. Per il momento non sembra decidere per il cambio. Rimessa laterale per Alto Sebino e anticipa bene Rossetto, anticipa Borghetti, non riesce però a tenere la palla in campo, ancora rimessa per Alto Sebino. Belotti prova l'uno contro uno contro Masocco, sbaglia il passaggio cadendo, non subisce fallo, quindi sarà rimessa dal fondo per la Rucker Sambe. 7 minuti alla fine del secondo quarto, 15 Rucker Sambe, 22 Alto Sebino. Fazioli avanza in palleggio, supera la metà campo, la passa Rossetto in post per Carlesso, prova l'uno contro uno, Carlesso si gira, passaggio in angolo per Fazioli, ancora per Carlesso in post, sempre uno contro uno di Carlesso, chiedono un fallo in attacco, Carlesso tira, sbaglia e prende rimbalzo e con un tocco la butta dentro. Due punti ancora per Carlesso, 4 di seguito, però subito prova la tripla dall'altra parte e Pilotti, rimbalzo di Esposito che aveva segnato ma gli vengono fischiati passi, quindi palla persa da Alto Sebino. Cambio per la Rucker Sambe, escono Fazioli e Masocco, entrano Antelli e Muner. Meno 5 per la Rucker Sambe. Partita molto equilibrata finora, nessuna delle due squadre ha messo il piede sull'acceleratore. Tanto Pindelpozzo per Carlesso, uno contro di Carlesso contro Esposito, la passa Muner per Rossetto che prova la tripla, Edoardo Rossetto, tre punti per il meno 2 Rucker Sambe. Borghetti per Esposito, passaggio a Centanni che è appena entrato, non subisce fallo da parte di Antelli, rimbalzo, sbaglia Centanni, rimbalzo di Rossetto, contropiede Muner, sbaglia in contropiede del tiro, difficile Rossetto per evitare il ribaltamento di campo, commette fallo su Belotti. Belloni e time out chiamato dal coach di Alto Sebino con il risultato di 20-22 per gli ospiti, 5 minuti, quasi 6 minuti alla fine del secondo periodo di gioco.
rientrano in campo entrambe le squadre, nessun cambio per i due allenatori. Anzi, probabilmente per Alto Sebino è entrato il numero 19 Squeo al posto di Esposito. Sì, è entrato Squeo per Esposito. Palla Alto Sebino, avanza in palleggio Belloni, passaggio a Pilotti, fuori per Centanni, ancora Belloni in post per Squeo, uno contro uno contro Carlesso. Squeo segna e subisce fallo. Fallo commesso da Rossetto, il secondo fallo personale per Rossetto. Anzi, scusate, il terzo fallo personale per Rossetto insieme a Carlesso. E infatti coach Volpato prepara il cambio, entrerà Barbon probabilmente per Rossetto, sì. Entra Barbon per Rossetto, ci sarà un tiro libero supplementare per Squeo per portare la sua squadra a più 5. Si prepara a tirare il tiro libero Squeo. Sbaglia Squeo, rimbalzo di Carlesso, passaggio ad Antelli. Si resta sul più 4 allora per Alto Sebino. Pin dal post, serie di blocchi, liberano Barbon che attacca sul fondo e subisce fallo da parte di Borghetti. Rimessa Rukersanve. 5-2 i falli a favore del Rukersanve, che è già in bonus da qualche minuto e mancano poco più di 5 minuti alla fine del secondo periodo. Fin dal posto per Barbon, uno contro di Barbon, viene rubata palla da Pilotti, riparte in attacco Centanni sotto a Squeo, uno contro uno di Squeo, viene raddoppiato anche da Pin dal posto. Il tiro e la tripla di Centanni che porta il più 7, che firma il più 7 per Alto Sebino, e si prepara di nuovo ad entrare Buscaino, probabilmente per Andrea Carlesso, che ha anche tre falli. Uno contro uno di Antelli, non riesce a liberarsi, allora prova Barbon che subisce fallo. Fallo ancora di Borghetti, ed è il terzo fallo di Borghetti. Si può fare un cambio anche per Alto Sebino. Entra il numero 12 Bergamin ed esce proprio Borghetti. E Rukersanve entra come preannunciato Buscaino ed esce proprio Carlesso. Pin dal post, dalla rimessa, prova a tiro, sbaglia, rimbalzo di Squeo. Saggio Centanni. Centanni si arresta da due punti, buon canestro di Centanni, 5 punti di seguito per il giocatore di Alto Sebino. Muner, pin dal post, pick and roll con Muner, passaggio a Buscaino per Antelli che finta la tripla, attacca, la passa a pin dal post che attacca e segna due punti importanti, il capitano della Rukersanve per il meno 7. Belloni per Pilotti, la passa a Bergamin, fallo lontano dalla palla fischiato dall'arbitro, fallo probabilmente commesso da Antelli ai danni di Centanni. Saranno due tiri liberi per Centanni visto che la Rukersanve è in bonus. Primo fallo personale per Antelli. Si prepara a tirare due tiri liberi Centanni. Il primo entra. Un altro tiro libero. Assegno anche questo, 2 su 2 per Centanni. Meno 9 Rukersanve. E Antelli non riesce a controllare bene il pallone, però lo riesce a passare a Muner. Passato Buscaino, Barbon per pin dal post, Picarol con Buscaino, uno contro uno di pin dal post sotto a Buscaino che non tira, tira dopo, sbaglia, passi però fischiati a Buscaino che poteva tirare subito dopo il passaggio.
Errore questa volta da parte di Buscaino, che commette infrazione di passi. Alto Sebino con Belloni, porta sul pallone, buona difesa di Barbon. Saggio a Centanni, buca l'anticipo Antelli, Centanni, arresto, tiro ancora, due punti per Centanni. Sono 9 di seguito per il giocatore di Alto Sebino. Buon uno contro uno di Buscaino, che subisce fallo da parte del numero 19 Squeo. Il secondo fallo personale. Rimessa dal fondo per Luca Sanvel. Si prepara Antelli. Mancano 3 minuti e 17 alla fine del secondo periodo di gioco. Entrambe le squadre sono in bonus. E Barbon uno contro uno sulla linea di fondo, si arresta e sbaglia il passaggio, però viene intercettato dai giocatori di Alto Sebino, che ripartono subito con Belloni. Uno contro uno di Belloni, il tiro sbaglia ma subisce fallo. Fallo commesso da Barbon, 2 tiri liberi per Pilotti. Scusate, per Belloni. Secondo fallo personale per Barbon. Si prepara Belloni per i 2 tiri liberi, il primo lo segna. Entra anche il secondo tiro libero. Antelli, più 14 per Alto Sebino, che crea un buon vantaggio sulla Rucker Sanve. Piccherò intanto i Barbon contro con Buscaino, che la riceve in posta, uno contro uno di Buscaino, il tiro sbaglia ma subisce fallo, 2 tiri liberi per Buscaino. Secondo fallo personale per Bergamin, che è l'autore del fallo. Primo tiro libero di Buscaino, segna 1 su 1. Si prepara per tirare il secondo. Sbaglia, corto rimbalzo di Squeo. Passaggio a Belloni, chiama la difesa a zona. 2-3 per la Luca Sanve con sovolpato. Passaggio al numero 12 Bergamin in post per Squeo. Palla recuperata però da Muner e Pin dal post riparte subito. Passaggio per Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Pin dal post. Passaggio a Muner per Buscaino, 1 contro 1 ancora di Buscaino, fuori per Muner, che non riesce a controllare. Tiro da 3 di Barbon, sbaglia, rimbalzo di Squeo, ancora difesa a zona per Lucas Sanve, sempre 2-3. 1 minuto e 50 alla fine del secondo tempo, sbaglia intanto la tripla Pilotti, riparte Antelli. Passaggio per Pin dal post, che si deve fermare perché la difesa si è schierata. Muner in post per Buscaino, non riesce però il passaggio e la recupera Alto Sebino con un buon anticipo di Squeo. Belloni sempre in difesa zona, Rucker Sanve. Una serie di passaggi nell'arco dei 3 punti. E infine si prova la tripla a Bergamin, sbaglia, Pin dal post, entra Masocco intanto, si prendono 3 cambi, 2 per la Luca Sanve, entrerà Masocco e Varaskin e 1 per Alto Sebino. Barbon sotto per Buscaino, 1 contro 1 di Buscaino, si arresta al tiro, ancora 2 punti indietreggiando per Buscaino. Si presenta così il nuovo giocatore Rucker Sanve, che arriva da Caorle. Squeo, passaggio sotto, ma palla recuperata da Barbon, contropiede, 2 contro 1, buon passaggio di Antelli e 2 punti per Pin dal post, che riportano meno 9
La Rucker Samba a 30 secondi dalla fine del secondo quarto e time out chiamato dal coach di Alto Cebino per fermare la zona del Rucker Samba, che ha permesso alla squadra di casa di recuperare un po' di punti, un po' di scarto e tornare sul meno 9. Rientrano entrambe le squadre nel terreno di gioco, 30 secondi alla fine della prima parte di gara. Rimessa dal fondo dopo il contropiede a Rucker Samve col canestro di piede al posto, che ha portato almeno 9. Rucker Samve sempre a zona, la squadra di coach Volpato che ha portato i suoi frutti nell'ultimo minuto e mezzo di gara. Una serie di passaggi nell'arco dei tre punti e ancora una palla persa da parte di Alto Sebino. E nuovamente time out, questa volta chiamato da coach Volpato, che vuole preparare l'ultima azione della partita del secondo quarto. Diciannove secondi alla fine del secondo periodo di gioco. Coach Volpato, vediamo cosa ha preparato per quest'ultima azione. Sarà rimessa dal fondo nella metà campo difensiva per la Rucker Samve. Antelli a zona anche Alto Sebino per quest'ultima azione del primo tempo. Antelli uno contro uno e va su e subisce fallo. Due tiri liberi per Antelli. Rimangono però 10 secondi alla fine del quarto e quindi una ultima azione in mano ad Alto Sebino. Antelli con il primo tiro libero sbaglia, secondo ferro e fuori il primo tiro libero di Antelli. Anche il secondo fuori, 0 su 2 per Antelli. E subito in contropiede la squadra ospite, il tiro da 3 sbagliato e palla recuperata da Masocco, che prova da metà campo. E difficilmente poteva andare dentro questa palla, va lontanissimo e finisce qui il primo tempo di gara sul risultato di 36 per Alto Sebino e 27 per la Rucker Samve, meno 9 per la squadra di casa. I coach danno le ultime indicazioni prima della seconda parte di gara e rientrano in campo le due squadre. Mancano circa 40 secondi all'inizio del terzo quarto, il risultato è 27 a 36 per gli ospiti. La Rucker Samve parte questo quarto con Pindal Poss, Antelli, Carlesso, Varaskin e Masocco. Alto Sebino è ancora in panchina, l'allenatore chiama adesso il quintetto che entrerà. Entra Bergamin, Centanni, Squeo, Belloni e Esposito. Possesso palla per Alto Sebino, che parte subito in attacco. Belloni per Squeo, Esposito, consegnato a Centanni. E attacca fuori per Belloni. Uno contro i Belloni contro Masocco. E subisce fallo. E Belloni, saranno due tiri liberi perché era in azione di tiro. Appena 15 secondi dall'inizio del terzo quarto, subito due tiri liberi. Fallo di Daniele Masocco, il primo personale per lui. Primo tiro libero sbagliato da parte di Belloni, si prepara a tirare il secondo. Il secondo invece entra dopo aver toccato due volte il canestro di ferro. Antelli per Carlesso, consegnato a Masocco. Pindal Poss uno contro uno sul fondo. Perde palla Pindal Poss, non la sporca nessuna, quindi rimessa dal fondo per Alto Sebino.
e non vado nel mese. Fatti ne vuoi? Belloni. E ancora vi tiene vivo il palleggio, usa una serie di blocchi, ma è difeso bene da Antelli. Adesso pick and roll con Esposito, cambio difensivo, Luca Samve, la palla va sotto ad Squeo che prova il tiro, sbaglia, rimbalza di Carlesso, passaggio subito ad Antelli che vuole partire, passaggio a Masocco, Carlesso, pin dal posto, pick and roll con Carlesso, fuori per Antelli in post a Carlesso, uno contro uno di Carlesso, si gira, classico movimento, Carlesso sbaglia però questa volta, peccato, tocca il ferro ed esce, palla Esposito che finta la tripla, consegnato a Belloni che subisce fallo da parte di Masocco, subito due falli di Daniele Masocco, secondo consecutivo per lui, ma restano sempre due i falli di Masocco. Rimessa laterale per Alto Sebino, si prepara a 100 anni. Una serie di blocchi liberano Squeo che la passa a Belloni. Per 100 anni scivola, pin dal posto 100 anni, allora prova ad attaccarlo, riesce, si arresta da 3 punti, il tiro sbaglia, rimbalzo di Masocco, passaggio ad Antelli che vuole correre. Allora prova subito l'uno contro uno, si arresta, passaggio a pin dal post, picchiarlo con Carlesso, fuori per Varaskin, liberissimo da 3 punti, sbaglia Varaskin, aveva più o meno 2 o 3 metri di spazio per tirare, Varaskin una sbaglia, allora palla sotto a Squeo, stoppato da Varaskin che recupera subito l'errore in attacco, allora parte contropiede Luca Sanve, 2 punti appoggiati al tabellone per Daniele Masocco. Belloni per Squeo, Esposito, difeso da Varaskin, uno contro uno Esposito, toccata da pin dal post, non rubata però, passaggio sotto Squeo, uno contro uno contro Carlesso che ha 3 falli, deve stare attento, e passi, palla recuperata per Luca Salve, passi fischiati dall'arbitro ai danni di Squeo, buon fischio questo. Rimessa dal fondo per la Luca Salve, meno 8, 7 minuti e 40 sul cronometro di questo terzo periodo di gioco. Antelli col palleggio sale, supera la linea di metà campo con un passaggio per Masocco, pick and roll con Carlesso, fuori per Varaskin, Antelli pick and roll con Varaskin, fuori per Masocco che potrebbe tirare, invece attacca su Esposito, buon attacco, sbaglia però rimbalzo di Carlesso, il tiro sbaglia ma subisce fallo, 2 tiri liberi per Carlesso, fallo commesso da Squeo, buon rimbalzo di Carlesso che adesso andrà in lunetta per i 2 tiri liberi. Carlesso all'82% in stagione di tiri liberi, buona percentuale per lui, vediamo se rispetterà la sua buona relazione di libero. Il primo segna 1-1 per Carlesso. Due su due, facile per Carlesso che non si smentisce dai tiri liberi. Belloni contro Antelli, rischia il fallo Carlesso che prova a cambiare, Belloni attacca uno contro uno, non lo difende nessuno e va facile a fare due, ad appoggiare al tabellone, 2 punti, sempre meno 8 per la Luca Samve. Pin dal post, palla sotto sporcata a Belloni, pin dal post, qualche errore di troppo oggi per lui. Passaggio per Esposito che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo per la Luca Samve, controllata bene, salvata da Antelli. Passaggio per pin dal post, ancora per Antelli che chiama un gioco in attacco, passaggio consegnato a pin dal post che si accentra, linea 3, palla per Antelli, pick and roll con Carlesso,
Antelli si allarga, vuole l'uno contro uno, buon uno contro uno, sbaglia però il tiro facile in rovesciata. Allora rimbalzo, Centanni parte. Pick and roll con Esposito, passaggio sotto sporcato e Masocco in contropiede, sbagliato calorosamente il passaggio, la salva Varaskin che trova indietro da solo Antelli che segna il tabellone. Errore grossolano della difesa di Alto Sebino che non è andata a difendere il proprio canestro. Palla lunga di Masocco che ha favorito comunque Aruca Sanve, il salvataggio di Varaskin. Tanto pick and roll, Squeo cade per terra e Carlesso fa il quarto fallo. Carlesso era già da qualche azione che veniva richiamato per stare attento e questa volta gli viene fischiato il fallo ai danni di Squeo. Cambio, quarto fallo di Carlesso, entra Buscaino ed entra anche Fazioli per Antelli. 5 minuti e 40 sul tabellone del cronometro, meno 6 per la Rucker Sanve. Rimessa per Alto Sebino, serie di blocchi, liberano Bergamin che si accentra, Centanni, arresto, tiro da due punti, segna col fallo. Fallo commesso da Pindal Pols, sarà un tiro libero supplementare per un potenziale gioco da tre punti. Terzo fallo per il capitano Pindal Pols, che non è molto d'accordo con l'arbitro. Segna il tiro libero supplementare Centanni, porta la squadra più 9. Masocco per Varaskin, Pindal Pos, pick and roll con Varaskin, si arresta il tiro di Pindal Pos da due punti, aveva il piede sulla linea da tre. Due punti per Pindal Pos. Belloni per Centanni, subito attacca, passaggio sotto le gambe, bello di Centanni per Squeo che segna facile due punti. Time out chiamato da Coach Volpato, risultato di 35 a 44 per gli ospiti, più 9 Alto Sebino. Rientra in campo la Rucker Sanve e anche Alto Sebino qualche secondo dopo. Nessun cambio per la Rucker Sanve, nessun cambio anche per Alto Sebino. Sarà rimessa Rucker Sanve dopo il canestro di Squeo che ha riportato sul più 9 Alto Sebino. Passaggio rischioso di Fazioli per Pindal Pos, lo riesce a controllare il passaggio per Masocco, la tripla di Daniele Masocco, meno 6 Rucker Sanve. Intanto è rimasto a terra sul contrasto precedente un giocatore di Alto Sebino. Si tratta di Borghetti che ha subito un colpo sul volto, l'era rimasto al terra nel mentre Masocco ha messo la tripla del meno 6. Cambio costretto per Alto Sebino, entra il numero 6 Permon. Rimessa dal fondo dopo la tripla di Masocco per Alto Sebino. Centanni porta sul pallone, supera la linea di metà campo e prova il passaggio sotto riuscito a Squeo. Palla, passaggio a Esposito intercettato da Varaskin, passaggio a Masocco e per Fazioli la tripla sbagliata, rimbalzo da Squeo. Peccato perché sarebbe stato meno 3 per la Rucker Sanve, importantissimo. Ancora Centanni, uno contro uno di Centanni, passaggio a Belloni. Ancora una palla persa per Alto Sebino che commette infrazioni di campo secondo l'arbitro. I giocatori chiedono un tocco di un giocatore della Rucker Sanve, ma l'arbitro non è d'accordo, secondo lui l'ultimo tocco è di un giocatore di Alto Sebino con la gamba, quindi palla persa Alto Sebino e recuperata la Rucker Sanve. Cambio per la Rucker Sanve, entra Edoardo Rossetto e esce Pindal Pos.
si scalda intanto in panchina e Muner pronto ad entrare tra qualche minuto probabilmente al posto di Varaskin. Buscaino, passaggio per Masocco, di nuovo in posto per Buscaino, fuori per Rossetto che prova la tripla. Edoardo Rossetto, meno 3 Rucker Sambe, importantissima tripla di Rossetto che riporta attaccati la Rucker Sambe ad Alto Sebino. Intanto Centanni, uno contro uno, raddoppiato da Fazioli, la tripla di Belloni che risponde subito a Rossetto, più 6 di nuovamente per Alto Sebino. Varaskin, ed ecco, si prepara proprio Muner ad entrare. Varaskin per Fazioli, uno contro uno di Fazioli, buon giro di palla di Fazioli, sbaglia, rimbalzo di Belloni che si deve rallentare, e fallo commesso da Fazioli ed è in bonus, quindi saranno due tiri liberi per Belloni. Cambio, esce come preannunciato numero 5 Varaskin ed entra Andrea Muner. Si prepara Belloni per i due tiri liberi. Primo segno, più 7 Alto Sebino. Secondo tiro libero, segno, più 8. La Rucker Sambe si avvicina, non è la prima volta che si avvicina ad Alto Sebino col punteggio, ma poi non riesce mai a metterlo zampino per passare in avanti. Intanto commette fallo proprio l'autore dei due tiri liberi, Belloni, ai danni di Edoardo Rossetto, rimessa laterale per la Rucker Sambe. I falli sono 5-2 per la Rucker Sambe, che è in bonus a differenza di Alto Sebino. Fazioli per Buscaino che prova il tiro, sbaglia, la lancia troppo lunga, allora rimbalzo, riparte subito Belloni in contropiede, uno contro uno di Belloni, palla persa, e anzi no, palla fuori toccata da Fazioli e quindi sarà rimessa dal fondo per Alto Sebino. Centanni alla rimessa, passaggio per Belloni, difeso da Rossetto. Buona difesa di Muner, passaggio in post, raddoppiato molto bene da Buscaino che subisce anche uno sfondamento. Buona difesa di Buscaino in questa occasione. E rimessa per la Rucker Sambe. Fazioli. Antelli pronto ad entrare probabilmente al posto di Fazioli. Intanto Rossetto consegnato, di nuovo Rossetto, da due punti per Rossetto, tiro la maglia da distanza, Centanni, meno 6 Rucker Sambe. Ancora Centanni, palla in mano, passaggio sotto ad Esposito, passi secondo me di Esposito non fischiati, questa volta sì dall'arbitro nella seconda azione, passi fischiati dall'arbitro ai danni di Esposito. Cambio, doppio cambio per entrambe le formazioni, entra Antelli, pin dal post, escono Fazioli e Masocco per la Rucker Sambe. Per Alto Sebino esce Esposito e Belloni ed entrano Squeo e Permon. Buscaino, uno contro uno, passaggio fuori ad Antelli, di nuovo in posto per Buscaino, buttandosi indietro, sbaglia, rimbalzo per Alto Sebino, parte subito Centanni, buona difesa di pin dal posto su Centanni che si deve fermare, chiamare un gioco pick and roll con Squeo. Fuori per la tripla di Bellissimo, sbaglia però Coltro, rimbalzo di Rossetto che può partire subito in contropiede, allora Rossetto per Antelli, lungo per Pindal Post che libera tre punti, non tira, lo apparte Rossetto per Muner, prova la tripla Muner, tripla di Andrea Muner, time out chiamato dal coach di Alto Sebino, meno 3 Rucker Sambe a 1 minuto e 30 alla fine del terzo periodo di gioco.
1 minuto e 30 alla fine del terzo periodo di gioco, meno 3 Rucker Sanve che ha messo il piede sull'acceleratore e vediamo se questa volta riuscirà a tenere il ritmo e a provare a superare gli avversari. Ci aveva già provato in qualche occasione, non è mai riuscita ad andare più vicina del meno 3. E vediamo se in questa occasione ci riuscirà. Un minuto in questo ultimo minuto e mezzo di terzo periodo. Palla in mano ad Alto Sebino con Coltro che porta sul pallone. Passaggio a Squeo. Pilotti per Cent'anni che si allarga, difeso difeso da Buscaino. La passa a Squeo che prova la tripla, ma la palla tocca la struttura e quindi è rimessa per Rucker Sanve, che può portarsi con una tripla al pareggio. Muner si prepara la rimessa. Antelli chiama un gioco e porta sul pallone. Pin dal Poss. Doppia uscita per Masocco, palla invece ad Antelli che scivola e perde purtroppo il pallone, ma non riesce a controllarla. Cent'anni che butta via il pallone e rimessa laterale per la Rucker Sanve. Rimessa segnata pin dal Poss. Blocco di Buscaino per liberare Antelli. Passaggio invece a Buscaino che è libero. Buscaino vuole provare l'uno contro uno contro Squeo. Un paio di palleggi, il tiro, due punti. Mezzo gancio di Buscaino. Ancora due punti per il nuovo giocatore Rucker Sanve che questa sera ha proprio fatto una buona prestazione e deve continuare così. Fallo in attacco ai danni di Pin dal Poss, blocco in movimento fischiato dall'arbitro, commesso dal numero 19 Squeo dell'Alto Sebino. E restano 34 secondi alla fine del terzo quarto e 48-49 il punteggio a favore degli ospiti. Antelli per Pin dal Poss, sotto per Rossetto. Entrambe le squadre sono in bonus. Rossetto buttandosi indietro sbaglia il tiro, 20 secondi alla fine. Può provare l'ultima azione Alto Sebino senza lasciarne un'altra alla Rucker Sanve. Allora Cent'anni aspetta il blocco di doppio blocco, il blocco di Squeo. Questa volta Cent'anni si arresta, il tiro da due sbaglia. Antelli 2 secondi, prova il tiro da metà campo e sbaglia, corta. E il risultato finale di questo terzo quarto è 48-49 per gli ospiti di Alto Sebino, ma la Rucker Sanve si è riportata pericolosamente vicino alla squadra ospite e ci aspetta un quarto periodo e ultimo di gioco veramente intenso e emozionante. Pronte le squadre per l'ultimo quarto di gioco, mancano circa 25 secondi all'inizio dell'ultima frazione. E la Rucker Sanve entra con Rossetto, Antelli, Muner, Buscaino e Pin dal Poss. Alto Sebino con Squeo, Coltro e Pilotti, Cent'anni e Permon. Possesso palla Rucker Sanve. Rimessa laterale, pronto Muner. Inizia adesso gli ultimi 10 minuti di gioco. Antelli per Rossetto, lungo skip per Pin dal Poss, fuori per Muner, consegnato a Rossetto. Buscaino, uno contro uno di Buscaino, si arresta, il tiro da 3 punti. Buscaino in giornata di grazia si presenta benissimo al pubblico del Palasanve e porta sul più 2 la formazione di casa. Adesso la Rucker Sanve deve stare concentrata e fare una difesa forte. Cent'anni, pick and roll con Squeo. Buscaino esce su Cent'anni, raddoppiato Squeo in posta e fallo commesso da Pin dal Poss. Fallo un po' ingenuo in questa situazione perché Squeo era limitato sull'angolo lontano dal canestro.
e poteva fare ben poco, ma come schiaffallo l'arbitro e danni di pin dal post, cambio, esce proprio Squeo ed entra Bergamin per Alto Sebino. Si prepara la rimessa proprio Cent'anni. Cent'anni consegnato però subito la tripla. Cent'anni corta, rimbalzo di Rossetto. Antelli però subito ad attaccare forte. Antelli perde palla, però Antelli, brutta palla persa questa del playmaker della Rucker Sambe, che ingenuamente attacca. 9 secondi alla fine, 9 secondi sul cronometro e alla fine della partita, più 2 Rucker Sambe. Partita apertissima in questo ultimo periodo di gioco. Cent'anni, pick and roll, uno contro uno ancora, fallo in attacco fischiato da parte dell'arbitro ai danni di Pilotti, che ha fatto un duro blocco su pin dal post non fischiato, aveva ricevuto palla, attaccato, allargato il braccio e questa volta l'arbitro ha deciso di non graziarlo e ha fischiato fallo in attacco. Cambio, esce per Alto Sebino per Mon ed entra Belloni. Antelli per pin dal post, sotto per Buscaino, però l'uno contro uno si gira il tiro, Buscaino, altri 2 punti per il numero 11 della Rucker Sambe, che porta a più 4 il punteggio. Belloni, palla in mano per Cent'anni, uno contro uno di Cent'anni, viene raddoppiato e palla persa, adesso una bolgia il palla Sambe con una forte difesa della squadra di casa che porta un'altra palla persa da parte degli ospiti. Mundel si prepara a battere la rimessa dal lato e cambio nelle file dell'Alto Sebino, entra Esposito ed esce Cent'anni dopo la palla persa. Antelli subisce subito fallo, Antelli commesso da Coltro, secondo fallo di squadra in questo quarto contro l'uno della Rucker Sambe per Alto Sebino. Ancora Muner alla rimessa, sempre Antelli pronto a ricevere palla. Antelli con calma in palleggio, palla per Rossetto che si gira, ben difeso, palla per Pin dal Post che prova subito la tripla, il capitano Pin dal Post, più 7, massimo vantaggio per Rucker Sambe in questa partita. E adesso Alto Sebino deve dare subito una risposta per non perdere il filo della partita e attacca subito, stoppata di Rossetto ai danni di Esposito e palla recuperata. Allora chiama però la calma Antelli, che vuole giocarla, passaggio a Muner, consegnato a Pin dal Post. Buscaino, Antelli, uno contro uno di Antelli. Ancora uno contro uno di Antelli che va su, 2 punti di Michele Antelli, più 9, Rucker Sambe. Belloni, in difficoltà in questo momento Alto Sebino, che non riesce a trovare punti in attacco, raddoppiato ancora una volta e passi, palla persa ancora una volta per Alto Sebino, che nel pallone completamente non riesce a liberarsi dai raddoppi costanti della Rucker Sambe. Cambio, doppio cambio per Alto Sebino, entra Cent'anni e Squeo ed escono Esposito e Coltro, e per la Rucker Sambe invece è entrato Daniele Masocco ed è uscito Pin dal Post. Antelli, uno contro uno Antelli, prova la tripla, lontanissimo Michele Antelli. In questo momento la Rucker Sambe sta entrando di tutto, da tutte le parti, da tutte le posizioni. La Rucker Sambe segna e porta il suo vantaggio a più 12, 61 a 49, 7 minuti alla fine della partita, time out chiamato dalla squadra ospite. Rientrano in campo entrambe le squadre, sarà rimessa dal fondo
per Alto Sebino, ancora una pressione da parte del Rucker Sanve che vuole continuare a difendere forte, a recuperare i palloni per continuare a portare punti a casa e a limitare Alto Sebino. Intanto Cent'anni per prova il passaggio sotto per Pilotti, che però prima subisce fallo da Rossetto, buon fallo di Edoardo Rossetto che aveva perso Pilotti che gli era andato davanti e commette un buon fallo. Quarto fallo per Rossetto, due falli a testa per le due squadre e palla a Cent'anni che si resta a due punti, sbaglia, rimbalzo di Masocco e Antelli con calma porta sul pallone. Antelli per Muner che si gira, commette fallo e Pilotti ai danni di Muner, rimessa laterale, terzo fallo di squadra per Alto Sebino e secondo personale del numero 11 della squadra ospite, consegnato di Buscaino per Antelli, pick and roll proprio con Buscaino di Antelli che però si riallarga per Rossetto che prova il passaggio difficilissimo, intercettato da Belloni che parte in contropiede, sbaglia e l'arbitro non fischia né fallo in attacco né fallo in difesa di Rossetto. Si sono scontrati, Belloni ha tirato, l'arbitro ha deciso di non fischiare nessuno dei due falli, indecisione in questo caso dell'arbitro che avrebbe dovuto scegliere o il fallo in attacco o il fallo in difesa. Intanto comunque palla recuperata a Rucker Sanve, rimessa per Muner, costretta al cambio però l'Alto Sebino perché Belloni è rimasto a terra dopo il contatto, probabilmente ha subito un colpo al muscolo della gamba destra, dolorante il giocatore di Alto Sebino dopo il contatto. Si rialza Belloni, applausi per lui, esce zoppicando con l'aiuto dei compagni, neanche zoppicando, deve uscire proprio con le gambe all'aria, speriamo non sia nulla di grave per lui. Entra al posto di Belloni Borghetti. 6 minuti alla fine della partita, 61-49 per Rucker Sanve e possesso palla per la squadra di casa. Antelli per Muner, Muner pressato, la riesce a passare a Buscaino, prova la tripla Buscaino, incredibile giornata per lui dopo un periodo in cui non ha potuto giocare a Caorle per problemi di tesseramento. È arrivato la Rucker Sanve e si è presentato veramente alla grande questo giocatore italo-argentino. Di nuovo palla per Antelli, per Rucker Sanve dopo la palla persa di Alto Sebino. Rossetto per Buscaino, prova l'uno contro uno, Buscaino si gira, il tiro, sbaglia questa volta Buscaino, rimbalzo di Cent'anni. Deve fermarsi, prova la tripla, sbagliata, rimbalzo di Muner, fallo. Una serie di sportellate potremmo dire sotto canestro. Prima non fischiata, la seconda sì. Fallo ai danni di Muner, sarà rimessa per la Rucker Sanve. Antelli, fallo commesso da Bergamin. Antelli consegnato per Masocco. Blocco di Muner, passaggio a Rossetto, la tripla lunga questa volta di Edoardo Rossetto. Cent'anni si arresta, tiro da tre punti, Cent'anni, time out subito di coach Volpato che dopo la tripla di Cent'anni vuole
fermare il gioco e organizzare meglio l'attacco della Lucar Ciambe. Rientrano in campo entrambe le squadre per gli ultimi 5 minuti circa alla fine della partita. Palla dopo la tripla di Cent'anni, palla in mano a Lucar Ciambe. Masocco prova un po' di pressione alto Sebino, che deve cercare di recuperare palloni e andare a fare punti facili per diminuire lo svantaggio di 12 punti al momento. Buona pressione di Alto Sebino. Antelli, mancano 5-4 secondi, deve fare da solo Antelli. Prova il tiro da due, Antelli sbaglia, rimbalzo di Squeo, palla a Cent'anni. Cent'anni per Bergamin, passaggio a Pilotti. Cent'anni ancora, e fallo in attacco fischiato dall'arbitro ai danni di Antelli, questa volta commesso da Pilotti. Evidentissimo questo fallo, ha allargato le braccia sul blocco. E doppio cambio per Lucar Ciambe, entra Pindalpossa e Muner, e scusate, entra Pindalpossa per Rossetto. Si prepara anche Carlesso ad entrare nella prossima azione. Intanto Pindalpossa per Buscaino, passaggio per Muner. Masocco, pick and roll con Buscaino, sotto per Muner, palla toccata da Bergamin e esce, rimessa dal fondo per Lucar Ciambe, esce proprio Buscaino. Applausi da tutto il pubblico del Palla Ciambe per il neo acquisto della Lucar Ciambe. Entra Andrea Carlesso, prova il tiro da due e Masocco sbaglia e palla recuperata da Alto Sebino. Prova subito il due punti Bergamin, sbaglia, allora palla recuperata da Cent'anni, che mette la tripla. Meno 9, ancora tutto da decidere in questa partita. Meno 9 per Alto Sebino, 3 minuti e mezzo alla fine della partita. Lucar Ciambe non deve farsi sfuggire questa partita importantissima per la lotta a salvezza. Antelli in post per Muner, 4 secondi, Pindalpossa 1 contro 1, si arresta il tiro da 2, sbaglia Pindalpossa, rimbalzo di Cent'anni, una buona occasione per riavvicinare, attacca subito Cent'anni, fallo commesso, buon fallo di Masocco, che commette il suo terzo fallo personale e anche terzo di squadra, non è bonus, quindi rimessa laterale per Alto Sebino. 3 minuti alla fine della partita, sempre più 9 Lucar Ciambe. Subito prova il passaggio a sorpresa per Pilotti, ma intercettato da Muner e rimessa nel fondo, si prepara Cent'anni. Palla Pilotti per Cent'anni, prova il tiro a 3 punti, Cent'anni sbaglia, rimbalzo, buon rimbalzo di Antelli, che controlla il pallone e avanza. Chiama un gioco, fallo subito da Antelli, che voleva il fallo, si vedeva, fallo commesso da Borghetti, che è Alto Sebino in bonus, quindi saranno due tiri liberi per Antelli. Molto importanti questi due tiri liberi per il numero 10 della Lucar Ciambe, che deve segnare per riportare sul più 11 la sua squadra. Primo tiro libero a segno, più 10 Lucar Ciambe. Secondo a segno, 2 su 2, importantissimi per Antelli, che porta più 11 Lucar Ciambe su Alto Sebino. Cent'anni per Bergamin, fallo, Bergamin l'ha passata a Pilotti, che subisce fallo commesso da Andrea Muner, secondo fallo personale, quarto di squadra, e dal prossimo fallo sarà bonus anche per la Lucar Ciambe. 2 minuti e mezzo alla fine della partita, tiro subito da 3 punti sbagliato da Pilotti, rimbalzo di Masocco, altro fallo commesso da Borghetti, che ingenuamente commette fallo, e saranno altri due tiri liberi per la Lucar Ciambe.
quinto fallo di Borghetti, che deve uscire. Entra il numero 6 per Mon. Due tiri liberi per Masocco. Si prepara. Primo tiro libero di Masocco a segno, più 12 Rucker Sanve. Secondo tiro libero a segno, 2 su 2. Più 13 Rucker Sanve, questi tiri liberi importanti segnati da Masocco. 100 anni, attacca subito fuori. Per Permon, che si resta da due, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, passaggio ad Antelli, applausi del coach Volpato che chiama la calma nella sua squadra. Antelli, passaggio per Pindal Poss, prova ad attaccare Pindal Poss, consegnato a Masocco, si allarga, pick and roll con Muner. Carlesso prova la tripla, Carlesso sbaglia, prova ad andare a rimbalzo, nessuno però in mezzo ne approfitta. Cent'anni che attacca subito, passaggio sotto a Squeo, facile uno contro uno di Squeo, fallo sul tiro da parte di Pindal Poss. Comunque sarebbero stati due tiri liberi perché Lucas Sanve è in bonus, quindi due tiri liberi per Squeo. 1:50 circa alla fine della partita. Squeo dalla lunetta, il primo sbaglia, Squeo sul secondo ferro. È una bolgia in questo momento il Pala Sanve, cerca in tutti i modi di mettere pressione al numero 19 di Alto Sebino, che segna il secondo tiro libero. 1 su 2 per lui la lunetta. Masocco passa la linea di metà campo, va a tirare, sbaglia però clamorosamente, ancora rimbalzo di Muner, sbaglia, due punti al tabellone clamorosi, rimbalzo e palla a Cent'anni che devono trovare l'Alto Sebino facile, due punti e altro fallo ai danni di Squeo, questa volta da parte di Carlesso, quinto fallo di Andrea Carlesso. Esce, entra Buscaino. Ancora una volta la lunetta, Squeo, il primo tiro libero a segno. Meno 11 per la Rucker Sanve. 1:30 alla fine della partita. Secondo tiro libero sbagliato e rimbalzo sbagliato da parte... Scusate, rimbalzo di Buscaino che non controlla la palla, esce. Allora sarà nuovamente... ci sarà una nuova azione per Alto Sebino. Palla all'11 che questa volta perde il pallone, palla a Rucker Sanve. Buona difesa di Muner che costringe Alto Sebino alla palla persa, precisamente Pilotti che non riesce a controllarla. Allora un raddoppio ma ai danni di Antelli, riceve comunque lo stesso Masocco, la ripassa ad Antelli che controlla il pallone, Antelli supera il suo difensore, torna indietro per far passare più tempo possibile, 10 secondi alla fine dei 24, fallo commesso dal numero 12 Bergamin ai danni di Pindal Poss, che andrà alla lunetta con due tiri liberi. Cambio nelle file di Rucker Sanve, entrerà Fazioli probabilmente al posto di Antelli. Comunque time out chiamato dagli ospiti di Alto Sebino a 1:10 alla fine della partita, 68-57 per la Rucker Sanve. Ultimo 1:10 alla fine della partita, saranno due tiri liberi per il capitano Rucker Sanve, Pindal Poss, che ha in stagione il 90% dei liberi, e vediamo se sarà infallibile o quasi come al solito per mettere questi due tiri liberi importanti che porterebbero più 13 a Rucker Sanve. Primo tiro libero corto per Pindal Poss. Secondo tiro libero per Pindal Poss, segna questa volta, 1 su 2 per Pindal Poss, più 11, 69-57. Subito palla lunga per Permon che sbaglia il tiro, rimbalzo di Buscaino,
e palla per Fazioli. Fazioli da solo per Pindal Poss. Antelli riceve palla consegnata a Pindal Poss e subisce fallo da parte di Centanni. Due tiri liberi anche per lui. Anzi, fallo non commesso su Antelli ma su Pindal Poss. Va di nuovamente alla lunetta. Primo tiro libero, segno per Pindal Poss, più 13, 70-57 il punteggio. Secondo libero sbagliato invece da Pindal Poss a Centanni. Fazioli prova la tripla, Centanni sbaglia, rimbalzo di Muner. Antelli per Buscaino, ancora Antelli, mancano 30 secondi, la Rucker Sanve vede la luce in fondo al tunnel dopo qualche sconfitta di troppo. Ritrova la vittoria probabilmente 20 secondi alla fine della partita. Antelli prova la tripla, sbaglia, rimbalzo e palla a Centanni che subisce fallo. 14 secondi alla fine. Dicevamo che la Rucker Sanve ritrova una vittoria ormai quasi certa sul più 13 e 14 secondi alla fine. Dopo qualche partita difficile, e questa partita è stata importantissima soprattutto per la lotta a salvezza contro una diretta concorrente con il Toronto Sebino, e la Rucker Sanve con questa vittoria aggancia proprio Alto Sebino e Milano a quota 10 punti. Ovviamente Milano ha una partita in meno. Time out intanto chiamato da coach di Alto Sebino. Mancano 14 secondi alla fine, più 11 Rucker Sanve. Ultimi 14 secondi alla fine della partita, praticamente vinta dalla Rucker Sanve. Mancano 14 secondi alla fine, palla in mano proprio ai padroni di casa, che hanno giocato tutto sommato una buona partita, soprattutto dal terzo quarto in poi. No, metà del terzo quarto in poi aveva fatto fatica, era partita molto bene con un parziale di 7-2, poi aveva subito la pressione degli avversari che erano andati addirittura sul più 8 e poi sul più 11. Aveva recuperato a fatica ma è sempre stata sotto fino alla fine del terzo periodo, inizio quarto, e poi con una, forse complice la stanchezza di Alto Sebino, è riuscita ad andare via e a portare a casa questa vittoria importantissima. Da sottolineare una prestazione eccezionale del nuovo acquisto di Rucker Sanve, del numero 11 Buscaino, che tutti attendevano con molta curiosità, visto che non giocava, non aveva giocato finora neanche una partita a causa di un problema al suo tesseramento a caule. È arrivato a Rucker Sanve, è stato tesserato subito e ha potuto giocare in campo dalla prima partita, e questa volta sembra azzeccata la scelta di Gherardini e dell'allenatore coach Volpato. Un esordio da incorniciare. Cioè, 17 punti addirittura per Buscaino, una buona difesa e soprattutto ottimi movimenti a sotto. Intanto è fallo antisportivo fischiato ai danni di Alto Sebino, saranno due tiri liberi per Rossetto più rimessa laterale. 3 secondi alla fine della partita, ormai la panchina di Rucker Sanve è tutta in piedi. Sbaglia il primo tiro libero Rossetto, secondo tiro libero a segno, più 12, e probabilmente finisce qui la partita 72-60. Sì, finita 72-70, vice Rucker Sanve che aggancia al quintultimo posto Alto Sebino con una vittoria importantissima.
uomo partita, senza dubbio il Leo acquisto Buscaino. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.